Sono qui, devo fare una foto. È una domanda che magari anche qualcuno di voi si è già fatto, ma cosa si intende per una buona foto? È possibile dare una definizione di buona foto? Io sono qui, potrei applicare tutte le tecniche di fotografia che conosco, che ho appreso durante il tempo, però qualcuno potrebbe dire che la tecnica in realtà conta poco, conta molto di più la sensibilità di una persona a quello che prova in un dato posto e vuole trasmetterlo con la fotografia. Tuttavia, indipendentemente da come tu la pensi, entrambi i fattori sono molto importanti. Bisogna saperli riconoscere, bisogna saperli mettere in pratica e la tecnica, bisogna soprattutto conoscere la tecnica. Se per quanto riguarda gli aspetti creativi, molto dipende da noi stessi, da quello che proviamo. Per l'aspetto tecnico però ci sono delle cose, dei punti che dovremmo tenere in considerazione. Ah, ovviamente do per scontato che si capisca che questo è il mio punto di vista, quello che dico non è oro colato e quindi se la pensi diversamente mi sta bene, se la pensi come me meglio, qui sotto nei commenti lasciami il tuo feedback e pollice in su se ti sta piacendo come inizia questo video. Ma qual è il primo elemento importante che conta per una buona foto? La nitidezza. Però attenzione, la nitidezza non significa avere tutti gli elementi a fuoco, significa avere a fuoco l'elemento che ci interessa, perché noi possiamo anche fare una foto volutamente sfocata in buona parte, lo sfondo eccetera, ma se il soggetto che a noi interessa è fuori fuoco abbiamo sbagliato. Quindi nitidezza innanzitutto, la corretta messa a fuoco della tua fotocamera o la corretta scelta della tecnica di messa a fuoco, apertura di diaframma, quanti elementi avere a fuoco, fuori fuoco, profondità di campo, questo è importante. E dopo bisogna ricordare, e entra in gioco l'aspetto artistico, che ci può essere anche una sfocatura volontaria del soggetto, ma lì appunto si entra nella scelta artistica. L'importante è fare quello che abbiamo in mente, non decidere dopo in base alla foto ottenuta qual era il nostro obiettivo. Poi entra in gioco l'esposizione. Cos'è l'esposizione? In pratica, se una foto è troppo chiara, è troppo scura, dovrebbe essere correttamente esposta, ovvero si vedono bene i dettagli sia nelle zone luminose ma anche nelle zone un po' più scure. Tuttavia anche qui si possono avere due risultati anche voluti: la foto sottoesposta oppure la foto sovraesposta, chiara. E qui entra in gioco un po' il concetto di arte, scelta artistica rispetto ad un errore, e la differenza fondamentale ancora una volta è la volontà di fare qualcosa, perché si può voler fare una foto sovraesposta, ci sono tantissimi generi di fotografia dove la foto è sovraesposta a proposito, si possono fare delle foto sottoesposte, ad esempio per rendere i colori più saturi si sottoespone un pochino, i colori diventano un po' più saturi, però sono scelte volute, non sono scelte che ancora una volta ottengo l'immagine alla fine e poi decido qual era il risultato che volevo. Come si gestisce la sovra o sottoesposizione, l'esposizione di una foto? Beh, dipende che metodo di scatto utilizzi. Se scatti in manuale hai il controllo su tutti i parametri. Una volta che la foto è correttamente esposta utilizzando le varie impostazioni, dopo puoi decidere di utilizzare gli ISO, abbassi un po' gli ISO, se sei a 400 ISO la porti a 200 e la foto diventa leggermente sottoesposta, se lo porti a 800 diventa più chiara. Stessa cosa se lavori col diaframma, apri un po' più il diaframma, passa un po' più di luce, la foto diventa un po' più chiara, sovraesponi, chiudi il diaframma, diventa un po' più scura, sottoesponi. E stessa cosa per il tempo, ovviamente, tempo più veloce sottoespone, tempo più lento sovraespone. Se invece sei in priorità di tempo o priorità di diaframma, quindi semi-automatismi, in quel caso si può agire con la compensazione dell'esposizione, che è quella funzione che ti permette di dire alla fotocamera fammela un po' più chiara o fammela un po' più scura, in modo veramente molto banale. E la fotocamera cosa fa? Non è che fa miracoli, ma semplicemente se tu lavori in priorità di diaframma, quindi tu hai il controllo del diaframma, quando tu dai un'istruzione rendi la foto un po' più chiara, non fa altro che rallentare leggermente i tempi di scatto, un po' più scura li velocizza. Al contrario, se scatti in priorità di tempo, apri un po' più di diaframma, se gli dici di farlo un po' più chiara, lo chiude, se lo vuoi un po' più scura, con il limite però che se sei già al massimo dell'apertura del diaframma, non potrà andare in sovraesposizione, quindi lì c'è un limite. Qual è il parametro di ripresa che preferisci utilizzare? Fammelo sapere andando qui sotto nei commenti. E adesso uno degli elementi che più farà discutere, secondo me, la composizione. Aspetta, adesso so già che tu dirai, va bene, le regole di composizione ci sono anche da seguire, insomma cercare di seguire, anche evaderle. Però qui c'è un problema di fondo, che è giustissimo cercare di evadere
le regole di composizione, romperle, non fare un qualcosa che rispetta le regole di composizione per ottenere qualcosa di nuovo. Però il problema è che spesso tante persone lo fanno senza conoscere le regole di composizione, non sanno un H di composizione, ma zero, e fanno foto a caso e dopo dicono: beh, le regole di composizione sono fatte per essere evase, rotte, distrutte. Ma sarai d'accordo con me che se tu non conosci le regole di composizione non puoi romperle, quindi anche lì diventa una scusa per giustificare una non conoscenza e non va bene. Di regole di composizione ce ne sono tante, secondo me è giusto seguirle almeno per impararle. Possono tornarti buone, possono non esserti utili, meglio conoscerle, utilizzarle se servono piuttosto che non conoscerle e far finta di essere dei bravi fotografi. E quindi quali sono? Beh, c'è la basilare, la regola dei terzi, ormai avremo la testa la regola dei terzi, ma in realtà ce ne sono tante altre. C'è la simmetria, le linee guida, pensa ad esempio alla paesaggistica, quando trovi delle linee guida che sono date dai torrenti, dai fiumi, dalle montagne. Oppure ci sono le simmetrie nella fotografia urbana, seguire magari i palazzi, le case, le simmetrie si trovano ovunque. Ma sai perché è importante apprendere i concetti di simmetria e linee, guida, eccetera? Perché il nostro cervello è molto sensibile alle forme geometriche. Fare delle composizioni che riescono a richiamare una composizione geometrica, e se guardi tante regole di composizione giocano su appunto la geometria, beh, è utile, rende più facile la lettura dell'immagine da parte dell'osservatore, e questo è da tenere in considerazione. C'è tuttavia una cosa che, a prescindere che tu conosca le regole, non le conosca, voglia seguirle, non seguirle, evaderle, c'è una cosa che non dovresti mai fare in una foto, inciampo, è quella di non inserire degli elementi di distrazione, come è successo ora. Elemento di distrazione, stavo guardando la cam e sono inciampato. La stessa cosa succede per la fotografia: se inserisci nella tua immagine degli elementi di distrazione distanti dal soggetto magari che volevi catturare, trasmettere, beh, la foto non funziona, semplicemente. Va anche detto che a volte succede che è l'elemento di distrazione che diventa l'elemento portante della foto e non era quello che volevamo noi, ma funziona meglio di quello che avevamo visto inizialmente. Però in quel caso non si tratta di bravura, ma si tratta di fortuna, ed è un'altra cosa. E vogliamo parlare delle dominanti. Le dominanti sono un fattore molto importante che fa la differenza tra una foto buona e una meno buona. Si utilizza ad esempio il bilanciamento del bianco automatico nella tua fotocamera. La fotocamera sbaglia a determinare la tarattura del bilanciamento del bianco, può uscirti una foto un po' troppo fredda oppure un po' troppo calda. Ad esempio, per esagerare, se sul bilanciamento del bianco tu metti tungsteno durante una ripresa a luce diurna, ti viene una foto blu, quella lì è un'esagerazione, ma immagina la fotocamera che sbaglia il bilanciamento del bianco e una foto diurna te la dà un po' fredda. Ecco, quella è una dominante errata. Bisogna riuscire a capire che c'è la dominante e possibilmente eliminarla, salvo che non sia una scelta artistica, perché l'abbiamo detto fin dall'inizio di questo video, si intrecciano gli aspetti tecnici con quelli delle sensazioni del fotografo, quello che vuole comunicare. E ad esempio io per primo su delle foto autunnali ho forzato un po' il bilanciamento del bianco verso delle tonalità calde per appunto esaltare il colore delle foglie, viceversa con delle fotografie sulla neve ho cercato di avere una dominante un po' più tendente al blu. Ecco, queste qui sono scelte che vengono fatte anche per trasmettere una sensazione che viene percepita dall'osservatore. Ovviamente queste scelte vanno fatte consapevolmente, altrimenti il castello di carta crolla. Altro elemento che determina la bontà di una foto da una non buona è il rumore digitale. Nel caso delle fotocamere moderne è un bene o un male il rumore? Perché tante volte qualcuno dice che è anche bello vedere del rumore su delle immagini, perché riportano un po' a delle riprese vintage, diciamo, con le fotocamere a pellicola. Allora, qui c'è da fare un discorso. Sono d'accordo sul fatto che ci sia un po' di rumore per mantenere un po' di naturalità della foto. Altrimenti, a volte, specie all'inizio, si tende a cercare la pulizia estrema e questo fa rendere meno naturale, ecco, è più corretto dire, la foto stessa, secondo me, secondo il mio punto di vista. Ci sono degli strumenti, software, che fanno quasi dei miracoli. Anche le fotocamere stesse ormai ad ISO bassi lavorano molto bene. Ma ancora una volta, è bene o male? È bene aggiungerlo dopo o no? No. Allora, in certi casi devo ammettere che io l'ho aggiunto dopo, appunto perché la foto, come ti dicevo prima, mi sembrava troppo artificiale e quindi ho preferito aggiungere un pizzico di rumore. Ovvio che
se noi sbagliamo in fase di ripresa di impostare gli ISO, ci troviamo del rumore che è esagerato, che non va bene. E questo è il caso in cui magari in determinate condizioni non c'è la necessità di utilizzare degli ISO estremamente alti, ma noi andiamo a farlo ugualmente perché sbagliamo magari. Ecco, in quel caso bisogna stare un po' attenti. Poi abbiamo un problema che colpisce solitamente chi all'inizio, ovvero quando fa le foto notturne tende ad aumentare gli ISO. Anche lì dipende cosa devi fare. Se devi fare un'immagine statica non serve aumentare gli ISO, puoi tenere gli ISO bassi e utilizzare un tempo di scatto un po' più lento. Invece se devi catturare un momento dinamico in condizioni di scarsa luce, allora là sì, bisogna aumentare la sensibilità ISO, con il compromesso di trovare del rumore che poi magari andremo a ridurre un pochino con i vari software. C'è poi il dettaglio che non va confuso con la nitidezza, anche se ci sta molto molto vicino. Il dettaglio sono i micro particolari dell'elemento che ha deciso di mettere a fuoco, o la parte interessante. Ti dirò una cosa, qui c'è forse poco di artistico, in quanto il dettaglio è dato dall'ottica, se è buona o meno buona, e puoi intervenire in post produzione per migliorare il dettaglio magari di un'ottica che non è il massimo. Però bisogna stare attenti, perché se esageri con il software specialmente, ma anche con l'impostazione della cam, rischi magari che il micro dettaglio sia eccessivo e quindi magari crei un'immagine con l'elemento a fuoco e poi c'è una sfocatura, quindi una ridotta profondità di campo. Se esageri col dettaglio sul particolare si nota. Stessa cosa se applichi il dettaglio su tutta l'immagine, le parti fuori fuoco diventano innaturali. C'è poi la profondità di campo, che non va confusa con la nitidezza o la definizione di cui abbiamo già parlato. La profondità di campo consiste nell'operare con la macchina fotografica al fine di avere più o meno elementi a fuoco o sfocati volutamente all'interno della nostra immagine. Come possiamo gestire la profondità di campo? Con due modi. Tanti ne conoscono solo una, che è l'utilizzo del diaframma, ovvero ti hanno insegnato a qualsiasi corso di fotografia che apri il diaframma, si ottiene una profondità di campo ridotta, chiudi il diaframma, hai più elementi a fuoco, ecco allora che entra in gioco la questione della nitidezza dell'immagine. Tuttavia c'è un'altra cosa che puoi fare, puoi sfruttare la focale del tuo obiettivo, ovvero se tu utilizzi un teleobiettivo e zoomi e porti il soggetto vicino, otterrai automaticamente una sfocatura dello sfondo, mettendo a fuoco il soggetto ovviamente. Oppure, utilizzando l'obiettivo che hai a disposizione, ti avvicini il più possibile al soggetto e a quel punto riuscirai ad ottenere, sempre col diaframma aperto al massimo, una sfocatura dello sfondo. Con un grand'angolo solitamente si può anche scattare con un diaframma molto aperto. Anche utilizzando un diaframma molto aperto, i soggetti sono spalmati molto bene all'interno della profondità di campo e si riesce ad avere una nitidezza molto molto ampia. Ovviamente, volendo, adesso con tutti gli strumenti che ci mette a disposizione Photoshop e qualsiasi software di editing avanzato, si può anche creare in post produzione la sfocatura. Sta a te decidere. Ovviamente anche qui entra in gioco l'aspetto artistico. Vogliamo una sfocatura o non la vogliamo? Vogliamo una profondità di campo estesa o ridotta? Dipende cosa dobbiamo fare. Adesso un concetto che entra più in sintonia con l'aspetto artistico che tecnico, ovvero raccontare una storia con la tua fotografia. Sono consapevole che riuscire a raccontare una storia con una sola foto è molto difficile, se non impossibile per molti, perché ci deve essere una combinazione di fattori unici in quel momento che rendono la foto straordinaria. Tuttavia c'è un qualcosa che posso consigliarti, un allenamento, che è quello di cercare di raccontare una storia con una serie di foto. Non significa 20 foto, ma 3 foto come minimo. 3 foto che vanno a raccontare un qualcosa, 3, 5 foto, numero dispari comunque, a me piace utilizzare un numero dispari di fotografie in questo contesto. Te che allora magari riesci a far qualcosa, anche se le foto magari non hanno un concentrato di unicità, però riesci a raccontare qualcosa, a trasmettere un qualcosa all'osservatore e magari con il tempo farai pratica, diventerai bravo o brava a renderti conto quando davanti hai un qualcosa di veramente unico che vai a catturare con una sola foto e appunto diventa una foto che trasmette una storia. Non ho idea di quante volte ho pronunciato la parola storia, ma ci siamo capiti. Questo punto è veramente un mix tra tecnica ed aspetto artistico. Si tratta infatti di utilizzare delle tecniche di fotografia dette avanzate che rendono delle immagini che la maggior parte delle persone piacciono e quindi sono delle foto buone. Ma in cosa consiste? Consiste nell'utilizzo della tecnica, ad esempio, dell'HDR, della lunga esposizione, creare uno sfocato particolare su un ritratto. Ma la domanda che dovresti farti è: perché alle persone piacciono questa tipologia di foto?
perché magari la foto realizzata normalmente non avrebbe nulla di che. Piace per un motivo molto semplice: l'occhio umano non è abituato a vedere determinate cose, quindi una lunga esposizione l'occhio umano non è abituato a vederla in natura, quindi piace vedere il flusso dell'acqua eccetera, l'effetto seta, un HDR. Piace perché sì, l'occhio umano è molto bravo a gestire le zone luminose e in ombra, però non è abituato a vederle tutte assieme in un colpo solo, dettagli nelle ombre, nelle luci. Quindi piacciono perché queste tecniche avanzate permettono di ottenere un qualcosa che non siamo abituati a vedere. Ovviamente va tutto utilizzato con parsimonia, altrimenti crei degli artefatti, penso a degli HDR assolutamente estremi. Non sono mai naturali gli HDR, però potrebbero essere estremi. Stessa cosa per le esposizioni lunghe, lì bisogna stare attenti perché se fai l'effetto seta eccessivo non piace, magari è meglio ridurre un pochino, avere l'effetto seta ma allo stesso tempo il senso di movimento. Il mio consiglio è di utilizzare queste tecniche avanzate o perlomeno allenarti utilizzandole in qualche contesto e vedere cosa ottieni, vedere il feedback delle persone che hai attorno, oppure vedere se semplicemente ti piace questa tecnica fotografica. E l'ultimo punto, amici, che ci piaccia o no, che tu sia favorevole o non favorevole, contrario, non importa, siamo in un'era moderna, la digitale. L'ultimo punto che rende una foto buona rispetto a una meno buona è la post-produzione. Però bisogna fare il distinguo. Non è che quando si parla di post-produzione significa stravolgere la foto. Significa renderla migliore. Renderla migliore perché il digitale, comunque, specie se vai a scattare in RAW, necessita di un intervento. E anche se tu non apprezzi la post-produzione, ma vai a utilizzare dei profili, penso alle Fuji che hai dei profili interni, alla fine post-produzione è anche quella. Quindi non stiamo parlando di post-produzione esagerata o ridotta, ma di post-produzione. Bisogna accettarla e va fatta. Da lì poi entra in gioco la sensibilità personale, la capacità, e quindi puoi fare delle post-produzioni troppo spinte e quindi rendere la foto brutta, oppure puoi fare delle post-produzioni troppo ridotte, non all'altezza. Alla fine non riesci ad esaltare, a tirar fuori il carattere della foto. Di software ormai ce ne sono tanti. C'è Photoshop, Lightroom, Capture One, Luminar. Lì sta a te. C'è un software migliore degli altri? Sì, certo, c'è quello che funziona meglio, ovvio che è più performante. Ma di base il mio consiglio è che tu vada ad utilizzare, selezionare il software con il quale ti trovi meglio. Ormai tutti mettono a disposizione delle prove gratuite e quindi sfrutta questa opportunità, prova, magari ti fai l'abbonamento per un mese solo anche su Lightroom, così, un mese, due, butti 25, 30 euro, anche 50 euro, però ti fai un'idea come va, se rende, se vale la pena investire un abbonamento su tali software. Insomma, siamo nell'era moderna, non si può pensare ancora di non fare post-produzione col digitale. E per gli amanti della pellicola, che una volta non si faceva post-produzione, dai, che ci raccontiamo, già il fatto che sceglievi il tipo di pellicola era il primo step di post-produzione, perché una veglia era differente da una Provia o da una Kodak. E poi lo sviluppo, senza parlare della stampa, quindi non prendiamoci in giro, la post-produzione c'è sempre stata. Ansel Adams è stato uno dei precursori della post-produzione in bianco e nero ai massimi livelli, la chiamo proprio post-produzione, però tutti lo ritengono un grande maestro del bianco e nero, e quindi non prendiamoci in giro, la post-produzione c'è sempre stata, semplicemente adesso è alla portata di tutti, invece prima bisognava avere qualche skills in più e anche qualche soldo in più, perché per provare a stampare, beh, bisognava spendere anche dei soldi. Ma non è che perché uno spende tanti soldi allora è bravo, uno che ne spende pochi non è bravo. Mettiamoci in testa questo. Per tirare le conclusioni, ti ho dato 10 punti sui quali riflettere per decodificare la riuscita di una foto, per ottenere una buona foto. Però, come ho indicato fin dall'inizio del video, c'è una cosa molto importante secondo me che devi fare, imparare a fare, ovvero unire la tecnica agli aspetti artistici. Non scegliere quale delle due squadre ti fare, ovvero non decidere che solo la tecnica è importante, quindi focalizzarti in modo estremo nello studio di tecniche fotografiche, studiare come fotografano altri autori eccetera. Allo stesso tempo non abbandonare totalmente la tecnica per esprimere qualcosa di artistico e basta, quindi solo arte, solo quello che ti ispira, solo quello che ti interessa, vai a fare una foto sperando magari che sia buona. Ecco, dovresti imparare a far lavorare assieme le cose. Poi con il tempo, ovvio, l'aspetto artistico, l'istinto magari finisce per prevalere, ma non è tanto un prevalere quanto il fatto che ormai la tecnica è diventata parte di te, la conosci benissimo
e quindi non hai più la necessità di star lì a ragionare, decidere quale tecnica utilizzare, perché ti viene naturale. Quando fai una scelta artistica, subito hai la tecnica che ti serve per ottenere il risultato che hai in mente, e questa è la cosa importante. Adesso non ti resta che sperimentare, testare. Ci vuole un po' di tempo, ma è solo con la pratica, la sperimentazione, che si diventa dei bravi fotografi e soprattutto si riescono a ottenere delle buone foto. Per questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, metti un like. Vedo che la maggior parte di voi non è iscritto al canale, quindi se non sei ancora iscritto, iscriviti, mi darai una mano. Per te non costa nulla, ma per me è veramente molto molto importante. Noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo episodio. Ciao da Alessio.